Dunque, oggi continuiamo il discorso sui casi d'uso, cercando di completare l'esempio che avevamo iniziato la volta scorsa e poi magari approfondire un pochino la parte di descrizione testuale che sta dietro a ciascuno di questi ovali che rappresentano il singolo caso d'uso. La prossima esercitazione in laboratorio di mercoledì prossimo, laboratorio 6, se non ho sbagliato a contare, sarà su questi diagrammi di casi d'uso, in cui dovremo appunto imparare a costruire un diagramma di caso d'uso e definire la narrativa breve, no? Il brief, come chiamiamo, sul caso d'uso. Quindi oggi proviamo a completare questo esercizio in quest'ottica, già, diciamo così, con gli stessi metodi che sarete chiamati a usare nel laboratorio della settimana prossima. Poi nella seconda ora vorrei dare un'occhiata alle soluzioni vecchie dei laboratori 3 e 4, perché siamo indietro su questo, il 3 la settimana scorsa l'avevamo saltato per via degli altri argomenti che abbiamo trattato, quindi nella seconda metà andrei a volo d'uccello su quello del 3 perché è relativamente più semplice e poi approfondiamo gli altri. So che quello di ieri era decisamente più articolato, ma soprattutto il discorso del pezzo di carta manda sempre nel panico, ma lo affrontiamo la settimana prossima, quindi avete tempo di soffrire un po'. Ok, noi riprendiamo da questo diagramma, a cui eravamo arrivati in parte del discorso, era il diagramma, tanto per ricordarcelo, dei casi d'uso a livello user goal relativi alle attività del paziente nel caso d'uso generale, gestione della prenotazione. Quindi qui anche qua andiamo a livello di scatole cinesi, abbiamo un attore paziente, un utente del sistema che gioca il ruolo del paziente in un determinato istante. Sappiamo che questo non rappresenta un utente reale, ma rappresenta una categoria di utenti reali e queste varie categorie di utenti reali non sono disgiunte, non sono necessariamente disgiunte tra di loro. Quindi la stessa persona fisica potrebbe in momenti diversi assumere ruoli diversi. Forse non in questo caso, perché il paziente e il medico difficilmente sono la stessa persona, può essere sia paziente che medico, anche se in realtà non sarebbe escluso che un medico, che ne so, un oculista dello studio, vada a farsi visitare dal collega ortopedico, allora in quel momento si comporta come un paziente, no? Quindi non è vietato. Ma no, non interessa la persona fisica, ci interessa quali caratteristiche ha la persona nel momento in cui si interfaccia al sito e queste caratteristiche possono essere anche più di una. Allora, nel momento in cui un utente che abbia le caratteristiche del paziente, quindi che possa impersonare il ruolo del paziente, può accedere a un'area del sistema informativo, un'area funzionale, perché qui, ricordiamocelo ancora, i casi d'uso sono un modo per esprimere una parte dei requisiti funzionali, quindi un'area funzionale del sito che è l'area funzionale in cui si gestiscono le prenotazioni. Che poi questa area funzionale, cioè un insieme di funzioni correlate, corrisponda poi anche un'area fisica, diciamo, cioè un menu del sito, una parte del sito, una parte del layout, può darsi come può darsi di no. Questo dipenderà poi da chi creerà le modalità di navigazione del sito e deciderà quali funzioni mettere sotto quale menu, essenzialmente. Quindi magari funzioni che sono correlate dal punto di vista funzionale, poi a livello di interfaccia le separiamo perché alcune magari sono più importanti e principali, le mettiamo in maggiore evidenza e altre magari le andiamo a nascondere sotto menu di impostazione di livello successivo, perché all'utente non vogliamo, vogliamo guidare l'utente in un certo modo, no? Questo è lecito ovviamente. Però sono due cose diverse, no? La prima è quali sono le funzioni che concorrono, diciamo così, sono correlate tra di loro, concorrono alla realizzazione di una determinata area funzionale rispetto a poi dove le mettono nel sito. Che non ce ne occupiamo qua ancora in questo momento. Allora, avevamo definito questo caso d'uso a livello summary, gestione della prenotazione, che era un insieme di casi d'uso di tipo dispositivo, in certo senso, cioè faccio delle cose, do degli ordini, faccio delle richieste, confermo delle proposte. Quindi cambio i dati. E li ho tenuti ben separati dal caso d'uso consultare calendario, che anche proprio come nome, consultare, mi fa capire che a valle della consultazione, cioè del fatto che il paziente abbia visto, consultato il calendario, nulla cambia nel sistema informativo.
Cioè non, la consultazione del calendario non crea, non distrugge, non modifica, non sposta nessun appuntamento. Semplicemente la funzionalità che il sito offre. Quindi, se vogliamo, questa è un pochino un'eccezione alla regola generale che ci siamo dati, anche a livello di già quando parlavamo di Activity Diagram, noi modelliamo solamente le operazioni che lasciano traccia nel sistema informativo. È vero, sono quelle che ci interessano. La consultazione di un calendario, è come dire, non lascia traccia, perché alla fine, se vado a vedere le tabelle del database, prima o dopo che tu abbia visto i tuoi appuntamenti, sono uguali, non ho modificato nulla. Quindi questo tipo di operazioni, in un certo senso, vengono gestite, ovviamente, in prima persona dal sistema informativo, ma non lasciano traccia, nel senso che non modificano dati. Quindi questo concediamocelo. Di considerare questo tipo di operazioni. E quindi qui dentro ci saranno altre funzionalità, che poi magari possiamo andare a dettagliare, anzi, non magari, sicuramente tra un attimo andiamo a dettagliare. Anche perché è un caso d'uso condiviso tra paziente e medico, quindi magari dentro sarà un pochino più articolato di quello precedente, che è un caso d'uso che compete solo al paziente. Allora, questo l'abbiamo chiamato livello summary. Perché gestire le prenotazioni non corrisponde a una sola, a un singolo obiettivo che l'utente si può dare, ma può corrispondere, no, a varie operazioni, varie azioni che sono tutte correlate tra di loro. E quali sono queste varie azioni possibili? Abbiamo descritto un diagramma dei casi d'uso che abbiamo chiamato gestione prenotazioni, magari lo scriviamo anche giusto, con la T, che dettaglia quelli che ieri martedì abbiamo identificato come quattro possibili casi d'uso. Questi sono casi d'uso a livello user goal, non c'è scritto summary, quindi per default, noi per convenzione abbiamo deciso che si tratta di user goal. Sono quattro casi d'uso in cui il paziente vuole inserire una prenotazione. Il paziente si pone come obiettivo. Interagisce con il sistema perché ha l'obiettivo di inserire una nuova prenotazione. Il paziente interagisce col sistema perché ha l'obiettivo di confermare un appuntamento che gli è stato richiesto in quanto egli era in lista d'attesa. Il paziente interagisce col sistema in quanto egli vuole raggiungere l'obiettivo di cancellare una prenotazione. Ma questa è la frase in italiano che diciamo quando diciamo questo diagramma. Il paziente interagisce col sistema informativo perché vuole raggiungere il proprio obiettivo di visualizzare le proprie prenotazioni. E così via, no? Per il momento abbiamo identificato queste quattro. Come le descriviamo? Beh, a questo livello già capiamo quali sono le funzioni principali, poi dovremo descrivere esattamente di che cosa si tratta. Inserire una prenotazione può voler dire, in realtà è più complesso tra i vari casi d'uso, perché può voler dire inserisco una prenotazione e mi accettano la prima che ho inserito, oppure ricordate il diagramma di processo, oppure inserisco una prenotazione. Le date che ho scelto non sono disponibili e quindi il sistema mi propone altre date e io accetto una di queste. Oppure ancora può darsi che le date che inserisco non siano disponibili, il sistema mi propone altre date, io non accetto nessuna di queste e quindi vado a finire in lista d'attesa. Quindi questo caso d'uso in qualche modo può finire in tre modi diversi. No, l'abbiamo già visto e discusso più volte a livello di processo. Ma l'obiettivo che mi ero dato, l'obiettivo che raggiungo è sempre lo stesso. Il fatto che il caso d'uso possa finire in tre modi diversi non vuol dire che sono tre obiettivi diversi. Cioè, nel momento in cui io dico, ok, vado ad inserire una prenotazione, non so ancora se il sistema accetterà le date che propongo, oppure io accetterò le date che lui mi contropropone, oppure andrò a finire in lista d'attesa. Quindi non posso immaginarmi che l'utente scelga prima, no, inserire la prenotazione oppure inserire la prenotazione in lista, mettersi in lista d'attesa. No. Mettersi in lista d'attesa non è un caso d'uso di per sé, non lo scelgo come primo.
Se voglio però far capire a chi implementa questo sistema che questo caso d'uso in realtà è complicato, è complesso al suo interno, articolato, posso indicare che questo caso d'uso comprende dei sottocasi. Ci sarà una parte comune in cui il paziente inserisce i dati e poi può proseguire in modi diversi. Allora, se volessi indicare questo, posso, a scopo di documentazione ovviamente, perché è questo che stiamo facendo, stiamo specificando come il sistema deve lavorare, posso costruire i vari tre sottocasi. Il primo sottocaso, che mi viene quasi da non mettere, tanto è quello standard, normale, che è quello di prenotazione, data, prenotazione nella data, in una data scelta dal paziente. Poi c'è la seconda possibilità in cui la prenotazione avviene in una data proposta dal sistema. E la terza possibilità che è l'inserimento in lista d'attesa. Se vogliamo appunto esplicitare queste tre possibilità, che questo caso d'uso al suo interno contiene dei vari passaggi, lo possiamo identificare sotto forma di inclusioni. La freccia con la I indica include. Quindi in molti casi d'uso non è a volte necessario andare a fare un dettaglio di livello inferiore, questi sono casi d'uso a livello che chiamavamo di subfunction, sono delle sottofunzioni, delle sottoprocedure, dei sottocomportamenti che sono o possono essere inclusi all'interno del user goal vero e proprio che è inserire la prenotazione. Nei casi più semplici, cancellare la prenotazione, non c'è articolazione interna. Io vado lì, visualizzo una delle mie prenotazioni e la cancello. Quindi in questi casi, se vogliamo esplicitarlo, il fatto che ci siano include ce lo fa già capire automaticamente, però volendo esplicitarlo potremmo dire che questi sono casi d'uso a livello di subfunction. Che sono i tre livelli che avevamo previsto. Cosa indica un caso d'uso a livello di subfunction? Indica un passaggio di una procedura più lunga che di per sé non porta a un obiettivo compiuto, ma, se vogliamo, un sottobiettivo, una parte parziale, che se il sottobiettivo è il sistema mi ha proposto tre date, la accetto oppure no, in che modalità l'accetto. E che fanno tutte parte dell'unico caso a livello di user goal che è l'inserimento della prenotazione. Però visto che appunto lo riteniamo un caso abbastanza articolato al suo interno, l'abbiamo voluto evidenziare. Il fatto che siano sottofunzioni e non casi d'uso interi è perché il paziente, cioè l'attore, non avrà mai l'obiettivo specifico di fare una di queste tre cose. Quindi la relazione include la usiamo in due casi. O quando abbiamo una sottofunzione, usiamo quasi sempre tra un caso d'uso a livello user goal e un caso d'uso a livello subfunction. Quindi lo user goal include delle sottofunzioni e lo esplicitiamo, diciamo, in due casi. O quando il caso d'uso effettivamente è complesso e allora rende più chiaro il capire che al suo interno si articola in modi diversi. E
E questi sono tutti e tre modi in cui il caso d'uso in qualche modo ha successo. Può aver successo in tre modi diversi. Quindi, poiché è una cosa articolata, decidiamo di volerla spiegare meglio. L'altro caso in cui usiamo l'include invece è molto più banale, quando ci sono casi di uso diversi che riusano la stessa sottofunzione più volte, quindi che hanno una parte in comune, e allora per economia nostra di modellazione, anche per esplicitare una parte comune, lo ripetiamo più volte e lo includiamo nei due o tre casi d'uso che ne hanno bisogno, come l'esempio che c'era nelle slide che avevamo visto insieme. Quindi in questo caso sono tre sottofunzioni che non verranno mai utilizzate dagli altri casi d'uso, quindi non ci serve. Nessuno degli altri tre casi d'uso a livello di Jargon mi pare che valga la pena dettagliare di più, che sia dettagliato maggiormente. Non mi sembra totalmente semplice. Però, pensando alle altre relazioni tra i casi d'uso, pensiamo alla cancellazione della prenotazione. Allora, qui vale, secondo me, una regoletta, cioè un comportamento possibile, analogo all'esempio che facevamo del carrello del commercio elettronico. Se io posso entrare sul sito e dire, ok, voglio cancellare una prenotazione, la cancello. Scelgo il numero 3, quella che ho fatto, l'ultima, la cancello, punto e basta. Quindi nel momento in cui entro cerco già la funzione di cancellazione. Oppure io potrei essere nella schermata di visualizzazione delle proprie prenotazioni, vedo l'elenco delle mie prenotazioni e da lì posso decidere di cancellarne una. Quindi passo mentre ho l'elenco, dico, però caspita, però questo giovedì non posso perché ho lezione. E i miei studenti di sistemi informativi si offendono tanto se non mi vedono, e allora devo annullare la prenotazione che avevo fatto per giovedì, non mi ero accorto, eccetera. Ma questo lo posso fare a priori perché lo so, perché mi sono ricordato che la prenotazione non va bene, oppure semplicemente do un'occhiata alle prenotazioni solo per magari copiarmene in agenda o quello che volete, ma mi accorgo che una è da cancellare. Allora a quel punto posso passare da una funzione all'altra, posso progettare il sistema in modo che sia facile dall'elenco delle prenotazioni direttamente passare alla cancellazione di una di queste. E come lo indico questo? Lo indico attraverso la relazione di estensione, extend. Cioè la cancellazione della prenotazione può essere attivata direttamente dal paziente, il quale entra con quell'obiettivo, cerca quella funzionalità, oppure può essere attivata per estensione della visualizzazione delle proprie prenotazioni. Quindi, mentre un utente sta visualizzando le proprie prenotazioni, può, dicevamo che con l'extend praticamente l'utente attraversa la freccia in retromarcia, al contrario, in direzione opposta alla sua freccia, può passare alla cancellazione delle prenotazioni. Quindi, io sono entrato per vedere le prenotazioni, mentre stavo lavorando ho cambiato obiettivo e ho detto, ah no, allora devo cancellare. E a quel punto quindi vado, il mio caso d'uso si estende in qualche modo, e che cos'è che lo estende? La cancellazione della prenotazione estende il caso d'uso visualizzazione. Per questo la freccia è indicata in questo modo. Chi è che estende chi? La cancellazione estende la visualizzazione. Perché prima facevo solo visualizzazione, adesso faccio visualizzazione più un'altra cosa. Quindi la visualizzazione viene estesa dalla cancellazione, quindi non finisco l'attività, mentre prima avevo l'obiettivo visualizza e quindi ero soddisfatto, tra virgolette, di aver raggiunto il mio obiettivo nel momento in cui avevo visto le prenotazioni, in quel momento decido che non mi basta più e voglio che il mio obiettivo sia più grande, sia più esteso, perché diventa a quel punto, si estende l'obiettivo e diventa anche cancellare. Una delle prenotazioni che ho visto. Mentre invece non mi sembra opportuno inserire un'estensione tra visualizzare e inserire, nel senso che è vero che quando sto visualizzando le prenotazioni posso decidere di inserirle, però ne inserisco un'altra, non una collegata a quelle che sto visualizzando, cioè un altro caso d'uso, non è un'estensione di questo.
Visualizzo, cancello una di quelle che ho visualizzato, quindi sto lavorando sugli stessi dati, decido di fare una cosa diversa su quei dati lì che già avevo. Diverso è dire, vabbè, però adesso ne ho 10 prenotazioni, inseriamo l'undicesima. Ma inserire l'undicesima non è, no, un fare qualcosa in più sui dati che ho già, ma a quel punto inserire dei dati completamente nuovi. Quindi in quel caso non metterei un'estensione. Poi magari a livello di interfaccia utente metto facilmente il bottone inserisci, però è solo per comodità, non ci sono dei dati che passano. Quando l'utente da visualizzare a cancellare passa su questa estensione, vengono trasferiti dei dati, delle informazioni. Qual è la prenotazione che vuoi cancellare? Non te lo richiedo un'altra volta da capo. Se tu attivi la cancellazione direttamente da zero, allora ti devo chiedere qual è che vuoi cancellare. Ma se tu arrivi dalla visualizzazione, che è la cosa più naturale, tra l'altro, allora, per il fatto che tu abbia selezionato il bottoncino cancella a fianco di una delle prenotazioni visualizzate, so già qual è. Quindi sono collegati i due casi d'uso anche perché si scambiano delle informazioni. Anzi, mi viene quasi da dire che nella progettazione di questo sistema il percorso principale che gli utenti seguiranno è proprio questo secondo. Cioè l'utente avrà, come abbiamo nei vostri siti, che non so, il mio profilo, il mio carrello, le mie prenotazioni, tu te le vedi e da lì le puoi gestire. E in particolare puoi cancellarle. Poi potrà esserci da qualche parte, magari più nascosta, meno in prima vista, un'altra funzione del tipo cancellazione diretta, cancella immediatamente, cancella senza passare dall'elenco. Che pur essendo, se vogliamo, funzionalmente più diretta, dal punto di vista del percorso utente sarà meno utilizzata, perché se non altro mi deve ricordarsi il numero di conferma magari della prenotazione o qualcosa del genere, mentre invece se ha l'elenco le vede di fronte a sé. Ma in realtà noi non sappiamo ancora come sarà fatto questo sistema informativo. Magari lui ha, quando abbiamo fatto una prenotazione, abbiamo stampato, non so, un codice a barre, un QR code, lo scontrino, lui se lo porta dietro, per cancellare la prenotazione gli basta inquadrare il QR code. Oppure avrà un, non so, una cosa magnetica che fa scorrere attraverso un lettore all'ASL o allo studio medico che ha l'informazione su qual è l'ultima prenotazione e quindi la può cancellare. Oppure un sito web normale per cui si che abbiamo sempre immaginato quando discutevamo queste cose. Quindi noi lasciamo aperta la possibilità. Quale delle due sarà più facile, più probabile che gli utenti utilizzeranno? La più facile da utilizzare? Non lo sappiamo. Se è un sito web di sicuro passano dell'elenco e schiacciano cancella. Se invece c'è qualche, diciamo così, qualcosa di tangibile, c'è cioè un biglietto, un codice, un qualche cosa, allora magari hai già direttamente in mano l'informazione o col codice sopra, codice di annullamento, ok, se vuoi annullare digita questo codice oppure inquadra questo codice a barre. Allora a questo punto il paziente potrà fare la cancellazione senza passare dall'elenco necessariamente, perché tanto ha già in mano l'informazione che gli serve per poterlo fare, l'informazione da fornire al sistema per poterlo fare. Quando facciamo un diagramma di casi d'uso cerchiamo di essere sufficientemente, non si può essere al 100%, ma sufficientemente astratti da poter catturare tutte le possibili modalità di interazione, modalità di erogazione del servizio. Poi queste modalità cambieranno. Okay, magari domani il nostro servizio ha una telefonata in cui io posso dire a voce cancella l'ultima prenotazione. E a differenza dei servizi vocali di adesso, magari in futuro capirà giusto, anziché fare capire una cosa a caso, no? Però ricade comunque sempre in queste casistiche. Okay. Quindi io trovo inevitabile, almeno per me stesso, immaginarmi qualcosa di concreto per poter immaginare cosa c'è dietro a questi diagrammi. Però faccio lo sforzo in più di immaginarlo in più di una forma diversa, almeno con le tecnologie che conosciamo oggi, per poter avere un minimo di speranza che con le tecnologie del domani, con gli sviluppi futuri, ciò, il lavoro che stiamo facendo di analisi, il lavoro di analisi che stiamo facendo oggi, possa ancora essere valido, no? Quindi, nello stesso tempo, fare questo sforzo, no, di astrazione, di generalizzazione,
può anche pagare nel momento in cui chi fa questa progettazione funzionale, l'analista che fa l'analisi funzionale, magari lui non è un esperto di interfaccia. Anzi, di sicuro, molto probabilmente non sarà un esperto di interfaccia. E quindi fermati a descrivere le funzioni. Poi ci sarà l'esperto di interfaccia che capisce come è meglio farle, come è meglio mettere, come è meglio organizzarle, come rendere più facili da usare, eccetera, eccetera. Sono due mestieri diversi. E quindi cerchiamo di non fare il mestiere degli altri, cercando di mettere informazioni qua che siano legate a un modo piuttosto che un altro di erogazione del servizio attraverso un'interfaccia web oppure mobile. Ok, questo grosso modo completa il diagramma. L'unico dettaglio in più l'avevamo già detto ieri, ma se qualcuno si è distratto lo diciamo. Il motivo per cui questo è l'unico, questo caso duro, ha una freccia. Quindi non è semplicemente la linea, ma c'è la freccia, è perché è l'unico caso d'uso iniziato dal sistema, in cui la prima azione, la prima interazione, il primo scambio di informazioni avviene da parte del sistema verso l'utente e non viceversa. In tutti gli altri casi di questo diagramma, così come nella stragrande maggioranza di tutti i casi d'uso, l'interazione è sempre iniziata dall'attore. Il sistema sta lì ad aspettare, non fa nulla. Quando l'utente arriva e fa qualcosa, allora il sistema risponde. Ma il primo passo lo fa sempre l'utente. Normalmente. Il sistema è pronto in attesa al servizio della richiesta dell'utente. Quando l'utente fa la prima richiesta, allora il sistema poi risponde e va avanti, eccetera, eccetera. Nel caso d'uso, interazione, scambio informazioni nei due sensi. La conferma dell'appuntamento di lista d'attesa, se ci ricordiamo dal processo che abbiamo disegnato, avviene col sistema informativo che, a seguito di una rinuncia da parte dell'utente 1, va a vedere la lista d'attesa e vede che l'utente 37 sarebbe il prossimo candidato a riempire quel buco. Allora, in quel momento il sistema manda un SMS all'utente 37, il quale stava facendo tutt'altro e si ritrova catapultato all'interno di un'interazione col sistema. Gli arriva un messaggio a cui lui a questo punto deve rispondere. Quindi non è più l'utente che chiede e il sistema che risponde, in questo caso è il sistema che chiede e l'utente, speriamo, se vuole, risponde. Se vuole, perché l'utente non può essere mai costretto. Quindi poi l'utente può non far nulla, può non rispondere, può rispondere sì, può rispondere di no, ma il primo passaggio l'ha fatto il sistema. Quello che qualche giorno, martedì, chiameremo trigger, no? Quindi qual è l'evento che fa scatenare l'inizio dell'interazione. Questo per quanto riguarda la gestione delle prenotazioni. Okay? Poi a livello summary, l'altro, ad esempio, possiamo vedere, consultare il calendario. Al consultare il calendario un altro summary che questa volta è accessibile sia al paziente che al medico. Allora, per vedere quali sono le funzionalità di consultazione del calendario che questo sistema informativo mette a disposizione degli utenti, facciamo un altro diagramma dei casi d'uso a livello user goal sulla consultazione del calendario. Se per assurdo fossimo in economia e decidessimo che la consultazione del calendario non è altro che una sola pagina che mi fa vedere il calendario con le caselline piene vuote, verde, rosso, prenotato, libero e basta, che ci fosse una funzione sola, questo non sarebbe più un caso d'uso a livello summary, ma diventerebbe automaticamente a livello user goal, perché è direttamente l'unica azione che puoi fare. Quindi normalmente quando definiamo un caso d'uso a livello summary è perché sotto ci sono diverse modalità. Qui stiamo debordando rispetto a quello che è il testo dell'esercizio del tema d'esame, chiaramente, perché tutte queste parti non erano citate, il discorso della visualizzazione del calendario. Quindi se ci confrontiamo col testo del tema d'esame, quindi ciò che era richiesto in quell'appello, era sufficiente l'area gestione delle prenotazioni e gestire disponibilità, perché erano le due funzionalità descritte nel testo.
Questo stiamo facendo come pretesto, ragionandoci intorno per vedere come si fa, ad esempio, un caso d'uso in cui ci sia più di un attore. Allora, creiamo questo diagramma di casi d'uso che chiamiamo consultare calendario. Use case consultare calendario. Dove ci mettiamo dentro come attori possibili sia il medico che il paziente. Come attori possibili, ho detto. Non è detto che, allora, noi sappiamo che dal livello summary la consultazione del calendario contiene delle funzionalità che possono essere accessibili sia ai pazienti che ai medici. Non vuol dire che tutte le funzionalità siano accessibili a tutti i pazienti e a tutti i medici. Magari alcune di queste, anzi di sicuro, saranno riservate solo al medico. Altre saranno riservate solo o pensate solo per il paziente. E adesso noi dobbiamo deciderlo. Di sicuro, come regola generale, un diagramma dei casi d'uso a livello inferiore, a livello user goal, potrà vedere solamente quegli attori che a livello summary arrivavano su quello user goal lì. Altrimenti abbiamo fatto un errore di descrizione. Cioè, torniamo indietro, sulla gestione delle prenotazioni. Su questo diagramma qua, gestione delle prenotazioni, non ci posso mettere il medico. Perché a livello superiore, summary, ho scritto che gestione delle prenotazioni è un caso d'uso, un'area funzionale a cui partecipano i pazienti, gli utenti pazienti, e non i medici. Quindi quando entro nel dettaglio non vado a scombinare le cose. Quindi semplicemente c'è continuità di informazione. Alla consultazione del calendario, cosa possiamo immaginare? Possiamo immaginare, ad esempio, un primo calendario generico che mi fa vedere. Allora, qui abbiamo, ricordiamoci, abbiamo, vabbè, in vari giorni ci sono gli orari, abbiamo deciso che ogni giornata era divisa in fasce orarie predefinite, e in ciascuna fascia oraria potevamo avere uno o più medici disponibili, ok, con di una determinata specialità. Allora, cosa posso voler, cosa può interessare a un utente? Può interessare a un utente un calendario in cui ci siano contemporaneamente tutte insieme tutte le specialità? Forse molto poco. Perché se io mi sono slogato una caviglia, non mi interesserà probabilmente l'oculista o il ginecologo. Cercherò l'ortopedico, quindi andrò a vedere quando l'ortopedico è libero, quando ci sono degli appuntamenti ancora liberi, con almeno uno specialista di ortopedia o fisioterapia. Quindi noi dobbiamo scegliere quali sono le visualizzazioni utili, no? Che le funzioni utili che il sistema dovrà fornire. Quindi una possibile è la visualizzazione, a questo punto, data una specializzazione delle fasce orarie disponibili per una determinata specializzazione. Ma io mi sto immaginando in questo momento, ma me lo immagino, poi cancello subito questa immaginazione perché mi sta portando troppo avanti, un calendario in cui ciascun giorno della settimana, ciascuna fascia oraria, diciamo c'è un colore diverso, verde se è libero, rosso se è occupato e grigio se invece lì non c'è nessun medico, quindi non posso dire che sia occupato. Semplicemente non c'è la disponibilità. Quindi o non c'è disponibilità, o c'è la disponibilità già occupata, oppure c'è la disponibilità ancora libera, ad esempio. Poi come renderlo visivamente in modo carino, fatto bene, facile da capire, non chiedetelo a me che non sono grafico. Perché farei una cosa molto brutta. Però di sicuro so che l'informazione che mi serve è quella. Quindi visualizzazione, visualizzare le disponibilità
libere o fate per una determinata specialità. Adesso ho sbagliato le parole, perché vado a controllare la parola disponibilità e la parola specialità, vado a controllare cosa avevo scritto nel modello delle classi per essere sicuro di usare i termini giusti. Disponibilità è giusto, specialità è giusto, guarda che bravo. Non ce l'ho riscommesso. Quindi io scelgo una determinata specialità e lui mi fa vedere l'ortopedico quando c'è e tra le giornate, le fasce orarie in cui c'è, quando è libero. E questo lo può fare sia il paziente che il medico. Magari io sono un ortopedico e voglio dare le mie disponibilità. Quindi diciamo, ma vediamo un attimo quando è che il mio collega, perché magari ci sono due ortopedici in questo studio, quando è che c'è già il mio collega? Allora do disponibilità quando lui non c'è, così riusciamo a coprire meglio gli orari, per esempio. Ma è una funzione che può servire anche lui, può essere, non vedo motivo per non farla vedere anche lui. Allora, questo è un caso d'uso che può essere attivato, a cui possono partecipare sia il paziente che il medico, separatamente. Qui non c'è scritto che è un caso d'uso con due attori che contemporaneamente fanno cose. Qui c'è scritto che il paziente può interagire con il sistema informativo per raggiungere l'obiettivo di visualizzare la disponibilità, e poi c'è scritto che il medico può interagire con il sistema informativo per raggiungere l'obiettivo di visualizzare la disponibilità. Un caso d'uso che ha due attori primari possibili. Ogni volta che viene attivato, verrà attivato o da un paziente o da un medico. Però possono giocare, entrambi possono giocare il ruolo di attore primario. Non vuol dire che devono interagire insieme. Per far vedere che in un caso d'uso unico devono interagire più attori contemporaneamente sullo stesso caso d'uso, avevamo usato nelle slide, era indicato di usare la parolina supports nella relazione. Quindi qua avremmo dovuto scrivere supports per dire che c'è un attore primario e un altro attore che contestualmente insieme a lui lo supporta nella realizzazione del caso d'uso. Ma questa è un'eccezione che non capiterà quasi mai. Il caso normale, quando indichiamo questo, semplicemente non confondiamoci, non c'è scritto che medico e paziente fanno insieme questa cosa, ma che sia l'uno che l'altro lo possono fare. Poi c'è altro che possiamo voler far fare nella macro funzionalità di consultazione del calendario? Beh, in realtà il paziente potrebbe visualizzare le proprie prenotazioni sul calendario, che però è già qua. Infatti questo caso d'uso qua, visualizzare le proprie prenotazioni, possiamo stare a litigare fino a domani pomeriggio se sia meglio inserirlo nella gestione delle prenotazioni o nella consultazione del calendario. In realtà è un po' a cavallo. Nel senso che visualizza comunque degli appuntamenti, quindi visualizza sul calendario, ma nello stesso tempo li visualizza al fine di gestirli. Anche, infatti non a caso posso passare da lì alla cancellazione. Allora, non è vietato nei diagrammi di caso d'uso usare lo stesso caso d'uso in più punti. Adesso avevamo visualizzato le proprie prenotazioni, non ne creo un altro, ne aggiungo uno e lo riporto anche in questo diagramma. Se avete notato, quando io ho trascinato l'ovale, automaticamente è stata aggiunta questa freccia, non l'ho messa io. Rifacciamo in slow motion. Prendo, visualizza le proprie prenotazioni, quindi questo caso d'uso qui è esattamente quello che avevo creato qua.
che ovviamente è nel dizionario di tutte le funzionalità del sito, del sistema. Lo prendo, lo trascino qui e quindi mi aspetterei di vedere comparire, ovviamente lo vale, ma lo vale è già collegato a paziente. Perché è già collegato a paziente? Ma perché lo è? Perché questo caso d'uso qui è collegato a questo attore qui. Questi sono gli elementi veri del sistema di cui si salvano le informazioni, le relazioni vere. Poi queste relazioni sono, possono essere visualizzate in più punti, da più punti di vista diversi. Ma questa relazione qua, paziente, partecipa a visualizzazione delle proprie prenotazioni. E questa relazione qua, paziente, partecipa a visualizzazione delle proprie prenotazioni nell'altro diagramma, sono la stessa relazione. Se io mettessi uno stereotipo, un'annotazione su questa freccia, comparirebbe anche dall'altra parte. Se cambiassi il testo di questo, qua dentro cambierebbe anche dall'altra parte, perché è lo stesso. Mi è semplicemente riportato in due punti diversi, due diagrammi diversi, per dargli un contesto migliore. Quindi non è vietato, non è un problema questo. È la stessa informazione. Voi, noi alla fine, quando noi stiamo pensando al sistema informativo, la specifica del sistema informativo è sempre la somma di tutto ciò che abbiamo disegnato in tutti i diagrammi. È come se qualcuno poi alla fine mettesse tutto insieme in un foglio di formato gigantesco, 10x10 metri, dove c'è tutto. Facendo i diagrammi UML, in ogni pagina disegniamo un pezzettino, una fettina. Ma in realtà le informazioni che ci sono qua dietro nella struttura, lui si porta dietro tutto. E somma quello che vedo nei vari diagrammi. Per questo che una volta che ho definito un attore in un diagramma, poi quell'attore in un secondo diagramma lo devo semplicemente trascinare perché devo riusare quello di prima, non creare uno nuovo che abbia lo stesso nome o nome simile. Quando voglio usare un caso d'uso, farò vedere che questo caso d'uso è accessibile anche qua, anche in questo contesto, è lo stesso caso d'uso. Però magari da un'indicazione che progetterà l'interfaccia utente, guarda, questa cosa qua ci può arrivare in due modi diversi. L'utente può volerci arrivare in due diversi. E per estensione, per simmetria, posso anche pensare che il medico possa visualizzare le proprie disponibilità. Il caro medico. Ce l'ho fatta. Visualizzare la propria disponibilità, me lo vedrei bene anche all'interno dell'altro use case a livello summary che era gestione di disponibilità da parte del medico. Qui dentro ci rimane ancora un altro summary da espandere, lasciamo perdere il primo, vedere informazioni sul sito che è talmente generico. Gestire disponibilità significa aggiungere una disponibilità, cancellare un esistente o visualizzare quello esistente. Alla fine, aggiungi, modifica, cancella e visualizza. Queste, grosso modo, sono le operazioni di base che ci sono sempre. Quindi se noi creassimo il diagramma delle classi, dei casi d'uso, anche per l'attività gestire disponibilità, use case gestire disponibilità, allora avremo il medico che di sicuro può visualizzare le proprie disponibilità, che è lo stesso caso d'uso che abbiamo messo dall'altra parte. E poi ne aggiungeremo due nuovi, cioè inserire una nuova disponibilità e eliminare una disponibilità esistente. Inserire, mettiamolo sopra magari. Forse quello più importante.
E forse si può fare anche qua, per simmetria rispetto a quanto abbiamo fatto con l'utente, che dalla visualizzazione potrei passare all'eliminazione. Quindi eliminare potrebbe estendere visualizzare. Questa è una mappa che descrive in modo abbastanza completo, direi, le cose che posso fare in questo sistema. Descrive il titolo delle cose che posso fare in questo sistema. Poi dovrei passare a una descrizione di dettaglio. Inserire una nuova disponibilità. Come avviene? Beh, questo è facile, tutto sommato, perché il medico ha una specialità, lui deve inserire delle date, una data o più date in cui è disponibile, punto, non deve fare grosse cose. Mentre invece per il paziente inserire una prenotazione è una cosa molto più complicata, come abbiamo già visto. Quindi non basta il titolo inserire disponibilità, inserire prenotazione per capire cosa succede. No? Bisogna poi, in questo caso d'uso, andare a dettagliarlo nelle sue modalità di interazione. Come fare a dettagliarlo? Ci sono due livelli, il livello breve e il livello di narrativa dettagliata. La narrativa dettagliata la vediamo la settimana prossima. A livello breve, che cosa si deve indicare? Si devono indicare alla fine le informazioni essenziali, alcune delle quali sono già sul diagramma, e poi un breve paragrafo di testo. Adesso proviamo a farne uno o due, così vediamo di che tipo sono questo tipo di descrizioni brevi. Ma prima di fare questa parte, no, fare il brief di un paio di questi casi d'uso, volevo chiedermi una cosa. Che legame c'è tra i casi d'uso e l'activity diagram? Cioè io la volta scorsa, quando ho introdotto i casi d'uso, vi ho dato una spiegazione, ma molto astratta, una definizione, una cosa molto... Ho detto che, guarda che sono due cose diverse, perché l'activity diagram ti rappresenta i vincoli di tipo logico-temporale, cosa ho fatto prima, cosa ho fatto dopo, cosa ho fatto se capita una certa cosa per un'altra, mentre invece qua ti rappresenta l'intera possibilità le intere possibilità che gli utenti possono trovare nel sistema dal punto di vista utente e dal punto di vista funzionale. Qui nei casi d'uso non troviamo scritto che non posso cancellare una prenotazione se prima non l'ho inserita. Non trovo scritto che la conferma di appuntamento di lista d'attesa ha senso, potrà avvenire solo se un utente ha inserito una prenotazione e in particolare è passato dall'inserimento in lista d'attesa di quella prenotazione perché ha deciso di non accettare le date proposte. Qui non c'è. No? Questi diagrammi sono in un certo senso piatti, ti danno l'insieme di tutte le possibili voci, tutte le possibili menu, tutte le possibili funzioni. In un diagramma di casi d'uso non si vede quali sono le dipendenze logiche o logico-temporali tra i vari possibili casi d'uso. Qui sembra che si possa fare sempre tutto, in realtà non è così. Certe cose le puoi fare o non le puoi fare a seconda dei dati inseriti in precedenza, delle azioni fatte in precedenza. Allora, questo a seconda delle azioni fatte in precedenza è un'informazione che c'è invece solamente nelle activity diagram. Infatti ritroviamo le stesse cose. No? L'activity diagram che avevamo qua sopra, l'abbiamo chiamato paziente prenota una visita, racconta quali sono le operazioni, il paziente se sono richieste, il sistema verifica un'alternativa, possiamo
visto meglio con le swim lane, sembrava un pochino più leggibile. Ma con le swim lane è più esplicito ciò che deve fare l'utente, la parte che vede l'utente. L'utente in collaborazione con il sistema informativo, dicevamo sempre allora, no? Non dimentichiamoci. Quindi la parte sistema informativo è una parte che l'utente non vede, tutte le azioni che sono nella colonna sistema informativo sono azioni che non compariranno mai nei casi d'uso. Perché per definizione nella colonna sistema informativo mettiamo le azioni che il sistema informativo fa da solo, senza dover interagire con l'utente. Perché le azioni che il sistema informativo invece fa interagendo con un qualche utente le mettiamo nella colonna dell'utente. E visto che i casi d'uso sono sempre dal punto di vista dell'utente, l'utente che interagisce con il sistema, non c'è nessun utente, non c'è nessun. Quindi queste sono parti dei requisiti funzionali che vanno poi spiegati a parte, non attraverso i casi d'uso perché non ha senso. Allora, il caso d'uso, inserire prenotazione con i suoi figli inclusi, quindi tutta questa parte qua del diagramma dei casi d'uso, e nel processo è relativa a questa parte qui più questa. Sono varie parti del caso del diagramma di processo, inserisce una richiesta di cui poi inserisce l'alternativa, l'urgenza, eccetera, e poi dopo risponde. Qui queste A sono vecchie, ho fatto solo degli esempi a caso, quindi togliamo. Il paziente risponde alla controproposta del sistema. Quindi in questo caso abbiamo un unico caso d'uso che corrisponde a tante azioni, praticamente tutto l'intero processo, tutta l'intera activity di prenotazione. Perché? Perché quell'azione, cioè quel caso d'uso è articolato al suo interno, ha delle regole di svolgimento al suo interno e che devono essere spiegate, sono spiegate appunto qua, nell'activity diagram, che ci dice non solo che cosa si può fare, ma anche perché qui dentro c'è, spiega cosa succede in un caso e cosa succede nell'altro. Viceversa, ci sono altri casi, come ad esempio quello cancellazione dell'appuntamento confermato, è molto semplice, dal punto di vista dell'utente, paziente che cancella effettua la cancellazione nel processo. Poi dopo è il sistema informativo che deve ruminare a valle di questa azione, ma dal punto di vista dell'utente è finito lì, cancella, finito. E infatti in questo caso esiste praticamente una corrispondenza 1-1 con questo cancellare prenotazione. Qui c'è di sicuro una corrispondenza. Non è, a volte è una corrispondenza 1-1 tra un'azione dell'activity diagram e un caso d'uso relativo a qualche utente, altre volte invece questa corrispondenza invece è più 1 a molti, diciamo. Però ovviamente stiamo descrivendo sempre lo stesso sistema. Quindi qua ci sono le azioni che dal punto di vista logico sono indipendenti, sono atomiche. Quasi sempre corrispondono a un'unica azione, quando ci sono delle azioni, nei casi d'uso un pochino articolati, dall'altra parte avrebbero scritto cose un pochino più complesse. Ad esempio, confermare l'appuntamento in lista d'attesa, ce lo troviamo in questo altro diagramma, no, questa, dov'era? Diagramma dell'attività. La cancellazione appuntamento confermato, attesa la risposta del paziente candidato, eccola qua. È qua che il paziente rispondeva, paziente candidato risponde sul sito dello studio medico oppure risponde via SMS. Quindi questo diagramma, risposta del paziente candidato, rappresenta l'interazione utente che avviene qua, in conferma l'appuntamento di lista d'attesa.
rivedendo la valle ci verrebbe forse voglia di cambiare un pochino i nomi delle azioni o il nome del caso d'uso in modo da renderli più simili, così è più facile anche riconoscere che, sono che parlano della stessa cosa, no? Questo non lo voglio fare per non andare a stravolgere le cose vecchie. Però la regola generale è che dobbiamo sempre riconoscere una continuità, no, tra Activity Diagram e Use Case Diagram. Ok, dicevo, questo è solo l'indice. No? Questo è l'elenco dei casi d'uso. La descrizione in breve, ci sono varie proposte, vari modelli, vari schemi, no? Però il più semplice, che è quello che vi chiederemo di compilare nella prossima registrazione di laboratorio, vi chiederemo, di mercoledì prossimo, vi chiederemo di fare un diagramma dei casi d'uso per un esempio, ovviamente, e per ciascuno dei casi d'uso sviluppare una descrizione breve, quindi una descrizione breve, modalità brief, dei casi d'uso. Allora, per il brief abbiamo una serie di campi, quindi di fatto per semplificarci la vita e per schematizzare il più possibile, a noi piacciono sempre le cose schematiche e non troppo sbrodolate nel testo, proprio perché le informazioni essenziali siano chiare, non equivoche e facili da ritrovare, allora noi vi proponiamo di fare una tabella in cui ci siano alcuni campi molto semplici, c'è il caso d'uso, cioè il titolo, l'attore principale, cioè trame d'atto, l'ambito, e poi ne parlo tra un secondo, in inglese è lo scope, l'obiettivo, cioè il goal, anzi, meglio detto, lo user goal, e poi finalmente il brief, cioè il testo descrittivo. Allora, le prime righe si compilano da sole, praticamente. Quindi noi cosa possiamo provare a descrivere? Proviamo a descrivere il primo, inserimento e prenotazione. Quindi il caso d'uso si intitola inserire prenotazione. L'attore principale è il paziente. L'ambito, lo scopo, visto che qui non abbiamo i diagrammi, ma abbiamo una serie di tabelle, no, in questo file Word che sto creando, per orientarci dove è collocato questo caso d'uso. Sarà collocato nel, diciamo così, nello studio medico, nel sistema di gestione dello studio medico, in particolare nella gestione delle prenotazioni. Posso avere un sistema fatto di varie componenti, allora dico dove è messo e all'interno qui ho scritto il nome della componente, studio medico, in questo caso ne è una sola, un unico sistema informativo, quello è, barra gestione prenotazioni, che è il nome del mio use case dello summary. Ma questo è dentro quel summary lì, è dentro il summary gestione prenotazioni. Quindi ci dà un contesto per capire meglio, guarda, questo caso d'uso è all'interno di quella parte del sistema informativo. Nel diagramma grafico dei casi d'uso non abbiamo bisogno di descriverlo perché è già evidente dalla figura dove si trova. E poi l'obiettivo, poi queste due parti sono le parti effettivamente da scrivere. L'obiettivo è una riga, massimo due. In cui io devo mettermi dal punto di vista dell'attore principale e dire che cosa vuole ottenere l'attore principale quando decide di spendere parte del suo tempo facendo questo caso d'uso, cioè interagendo col sistema in questo caso d'uso. Quindi l'attore principale, cioè il paziente,
Quale obiettivo ha? Vuole inserire una nuova prenotazione per una determinata specialità. Vuole richiedere. Che inserire, che mi sembra un'azione deterministica da parte del paziente. Il paziente inserisce un dato, no? Non inserisce la prenotazione, lui inserisce la richiesta di una prenotazione, poi bisogna vedere se viene accettata o no questa richiesta. Quindi lo stato d'animo del paziente è quello di richiedere un appuntamento, che poi se tutto va bene verrà inserito, no? Questa frase qua ci dice, ci fa capire quando a un certo punto l'utente può considerarsi soddisfatto perché l'obiettivo è stato raggiunto, oppure l'utente può considerarsi non soddisfatto perché alla conclusione del caso d'uso l'obiettivo non è stato raggiunto. Deve essere semplice da verificare, da capire se è stato raggiunto o no, se il caso d'uso termina con successo oppure con fallimento. E nel brief diamo una breve descrizione di che cosa succede, di come avviene l'interazione tra l'attore principale e il sistema ai fini e durante il tentativo di raggiungimento dell'obiettivo. Dico tentativo di raggiungimento perché se va bene lo raggiungi, ma se non va bene no. Quindi in questo caso in qualche modo descrivo che l'utente fornisce al sistema la propria richiesta. Vediamo se richiesta è la parola giusta. Torniamo sul diagramma delle classi. Richiesta è la parola giusta. Oggi ci occupa. Usando la stessa parola che c'era nel diagramma delle classi, automaticamente so che cos'è una richiesta. La richiesta è una cosa che può essere urgente o no, può essere inserita in una certa data, può essere relativa a una certa specialità e comprende delle alternative fornite. Tutto ciò che abbiamo detto 2 mesi fa su questo diagramma delle classi, sul ragionamento di che cos'è una richiesta, che attributi ha, che relazione, con quale relazione partecipa, me lo porto dietro gratis appena scrivo la parola richiesta qui. Quindi non devo qua mettermi a spiegare ossia l'urgenza, le alternative, eccetera, eccetera. Se ho fatto bene il diagramma delle classi, magari un po' di glossario, di documentazione di cos'è questa classe, la parola richiesta nel documento di analisi funzionale di questo sistema informativo non è la parola richiesta che trovo sul dizionario della lingua italiana, ma è la parola richiesta il cui significato è definito dal diagramma delle classi. Se voglio fare ancora più pignolo, metto un maiuscolo come era di là. L'utente fornisce al sistema la propria richiesta. Il sistema può confermare una delle alternative oppure proporre tre disponibilità, tre nuove disponibilità. L'utente può accettare no, il sistema può confermare una delle tre alternative ed in questo caso la prenotazione è effettuata. Oppure proporre tre nuove disponibilità. L'utente può accettare una di queste tre disponibilità, confermando la prenotazione, confermando così la prenotazione, è una spiegazione. Oppure chiedere di essere inserito in lista d'attesa. Che
in buona parte la stessa frase o simile a quella che c'era nel testo, iniziale dell'esercizio. Però tutto questo documento deve essere leggibile indipendentemente, deve specificare il sistema indipendentemente da quel testo là. Allora, capiamo che se io prendo in mano questo documento, il diagramma dei casi d'uso, l'activity diagram che spiega l'inserimento di una nuova prenotazione e il class diagram che fa vedere quali sono gli oggetti, che informazioni ci sono, è ben chiaro, ben definito che cosa devo fare, cosa deve fare il sistema e quindi io come lo devo implementare. Quindi la combinazione di queste cose dà dei binari abbastanza stretti, poi noi riusciremo ancora a fare, quando vedremo la narrativa di dettaglio, a non scrivere un brief come 4-5 frasi, ma a cercare di dettagliarlo ancora meglio passo per passo, no? Dove è necessario. Qui l'ho scritto in 6 righe, 5 righe e mezzo. Non serve di più per un brief normalmente, cioè questo era un caso d'uso complicato, quindi richiedeva già di... È chiaro che poi non ci sono tutte le alternative, tutte le sfumature, cosa succede se... Questo lo vedremo quando faremo la narrativa completa. Però questo è il livello di descrizione che ad esempio al cliente, al committente può essere comprensibile. E così per ogni caso d'uso. Abbiamo un secondo caso d'uso, che è quello, ad esempio, della, tanto per fare la bestia nera, quello strano che è iniziato dal sistema, confermare un appuntamento in lista d'attesa. Allora, in questo caso, il caso d'uso è confermare, prenotazione, no, appuntamento in lista d'attesa. L'attore principale è sempre il paziente, l'ambito di applicazione è sempre la gestione delle prenotazioni. A questo punto però il resto cambia, l'obiettivo e il brief sono diversi ovviamente. A qual è l'obiettivo dell'utente? L'obiettivo dell'utente è... Nel caso in cui venga contattato dal sistema, confermare rapidamente se l'appuntamento che gli è stato proposto al volo in quanto lui era in lista d'attesa gli è congeniale e quindi lo accetta, oppure passa, semplicemente non lo accetta. Quindi l'obiettivo è sempre dal punto di vista dell'utente, quindi questo obiettivo è sempre il paziente vuole, l'attore primario vuole. Desidera, cerca, l'obiettivo di, parole potete dare quello che volete, ma il senso è quello. Quindi il paziente, qui metto una clausolina, quando viene contattato dal sistema, perché si è liberata una disponibilità, vuole confermare l'appuntamento proposto. Oppure no, vuole confermare oppure vuole rifiutare. Però l'obiettivo lo dichiariamo sempre in forma positiva. Ma qual è l'obiettivo nel caso in cui tutto va bene? Il caso migliore è quello che lui conferma, perché lui vuole che vada a posto il caso migliore. Non è che l'utente vuole che il sistema gli offra degli appuntamenti a cui lui non è disponibile. È un obiettivo un po' malato. L'obiettivo auspicabile è che possa lui, essendo stato contattato, possa confermare. Poi, con tutti gli obiettivi, può essere raggiunto o no. E questo vedremo poi nello sviluppo del caso d'uso. Il caso d'uso termina con successo se questo
appuntamento viene confermato. Terminerà in fallimento se l'appuntamento viene analizzato dall'utente, il quale dice no, grazie. Abbiamo perso un'occasione, quel caso è fallito, andrà meglio per il prossimo. Quindi negli obiettivi non diamo mai le alternative che possono succedere, diamo sempre l'obiettivo nel caso migliore, nello scenario di successo. Nello scenario di successo cosa succede? Succede che lui è contattato al sistema e risponde. Ho dovuto mettere questa clausolina in più quando ho contattato dal sistema, perché è un caso d'uso che l'utente non può attivare da solo indipendentemente, non può decidere di farlo se non è il sistema che l'ha chiamato in causa, se non è il sistema che gli ha mandato l'SMS, perché toccava a lui. Questa parte qui, perché si libera dalla disponibilità, fatemela mettere tra parentesi perché in realtà non serve a niente. Ci aiuta a capire, per carità, però non dice nulla, il di più. La sostanza è che l'utente vuole confermare quando viene contattato dal sistema. Il perché il sistema l'abbia contattato, ma saranno ben fatti del sistema, perché l'ha contattato. Sì, poi noi sappiamo che l'ha contattato perché si è liberata una disponibilità, poi c'è il meccanismo cascata delle rinunce, eccetera, eccetera, eccetera. Ma magari no, ma magari un medico nuovo ha aggiunto delle disponibilità, quindi non c'è stata nessuna rinuncia. Non ci interessa il perché. Non ci cambia il nostro obiettivo, il nostro caso d'uso, il modo di interagire, se cambia o se sappiamo o meno il motivo per cui veniamo contattati. Noi siamo semplici, no? Come ragionamento. Siamo in lista d'attesa, aspettiamo di essere contattati. Quando mi contatta, accetto oppure no. Fine. Tutto il contesto non conta per l'esecuzione o per il raggiungimento di questo obiettivo. Quindi io qui l'ho messo tra parentesi come, se vogliamo, tentativo di spiegare un po' meglio, ma in realtà quando saremo un pochino più snelli su queste cose non lo spieghiamo proprio. Se vuoi sapere il perché mai il sistema deve contattare l'utente, nella progettazione attuale del sistema è solo quando qualcuno cancella. Ma chi lo sa che il sistema quando evolverà nella prossima versione, nell'altra versione, non ci siano altri motivi che possono portare al ripescamento della lista d'attesa. E allora perché voglio vincolare questo caso d'uso dicendo che capita solamente per una causa particolare, quando in realtà in futuro magari potrà capitare per cause diverse? No? Facciamo in modo che ogni caso d'uso, ogni funzionalità sia autonoma. Requisiti funzionali, dicevamo prima quando ne parlavamo in astratto, sono indipendenti l'uno dall'altro. Il sistema può implementare il primo, il terzo, il quinto e non il quarto. Questo succede solamente se loro sono descritti in modo, appunto, indipendente, autonomo, senza fare troppi riferimenti incrociati uno rispetto all'altro. Vabbè, però adesso per la prima volta possiamo lasciarla questa precisazione, ma non è una parte dell'obiettivo vero e proprio. A questo punto descriviamo il brief, descriviamo che cosa succede, descriviamo quali sono le modalità, quali sono le interazioni, e con interazioni intendiamo sempre scambi di informazioni, quindi quali sono le informazioni che si scambiano, il sistema e l'utente. Questa volta chi comincia il gioco è il sistema. Quindi il sistema contatta l'utente, mettiamo anche tra parentesi via SMS, poi chissà l'anno prossimo riusciremo a integrare anche via WhatsApp e via Messenger magari. Lo mettiamo come esempio, il sistema contatta l'utente specificando indicando la data, com'è che si chiamava? Se uso il termine crash diagram, risparmio parole, disponibilità. Che una disponibilità, noi sappiamo, per definizione, è fatta da un giorno e una fascia oraria. Io stavo per scrivere data e ora, poi mi sono fermato per dire, no, aspetta, data e ora ha già un nome nel mio sistema. La disponibilità vogliamo là. Il sistema contatta l'utente indicando la disponibilità che si è liberata.
L'utente può rispondere, risponde via messaggio, diciamo, oppure collegandosi al sito. Confermando l'accettazione della proposta. No, parole inutili, non è confermando l'accettazione, ma accettando la proposta. Se riuscite a dire la stessa cosa con una parola in meno, sono punti in più. No, l'esame non è la vita. Accettando la proposta, anche con, ho risparmiato altre 3 lettere, guarda quanti punti. E poi ci sono tutti i casi in cui la cosa non va a buon fine. No. Risponde, il telefono spento, dice di no, però qui stiamo descrivendo come si raggiunge l'obiettivo principale. Quindi noi ci immaginiamo un sistema che è descritto a livello di casi d'uso. Ogni caso d'uso descrive una funzionalità del sistema accessibile all'utente e per ogni caso d'uso c'è una tabellina di questo genere che racconta come un ipotetico utente interagisce col sistema e qual è la modalità principale attraverso cui raggiunge l'obiettivo. Dico modalità principale perché in casi d'uso articolati possono esserci più modi diversi, più percorsi diversi che ti permettono comunque di raggiungere l'obiettivo. Questo lo vediamo. Lo vedremo poi quando faremo le narrative. Ok, quindi dietro ciascuno di questi ovali immaginatevi una tabellina di questo genere. Purtroppo l'asta non supporta la possibilità di aggiungere queste cose e quindi le dobbiamo fare a parte, perché altrimenti sarebbe tanto bello qui avere un bottoncino in cui posso aggiungere il goal esplicito. E il brief è direttamente scritto in questo modello. Però non lo fa fare, quindi lo facciamo parte e facciamo semplicemente attenzione a usare il nome giusto in modo da mantenere il collegamento tra i casi d'uso e la loro descrizione. Ok? Ci sono domande su questo? Sì, dimmi. Ha specificato nel brief del secondo caso d'uso che se lui fa esattamente quelle cose lì, ma non in 15 minuti, ma se fa proprio le stesse identiche cose, però l'obiettivo non va a buon fine, non va specificato quanto deve Allora, farlo sì, nel in 15 minuti. senso che potremmo, allora lui dice che le azioni che l'utente deve compiere, cioè rispondere via messaggio oppure rispondere collegando al sito, devono comunque essere fatte entro 15 minuti, altrimenti tanto vale farle, no? Non serve più niente. Sì, allora possiamo dire che l'utente risponde entro 15 minuti via messaggio oppure collegando al sito. Sicuramente quello è più preciso, dà anche quella condizione. Stiamo sempre solo descrivendo il caso positivo, non stiamo dicendo cosa succede se non risponde, stiamo descrivendo cosa deve fare per raggiungere l'obiettivo. Così giustamente teniamo conto anche di quel requisito. Sì. Ok, allora facciamo una pausa e poi guardiamo le soluzioni dei laboratori precedenti.